Anzitutto, dire che siamo molto soddisfatti di come si è dell'esito del primo turno di queste elezioni amministrative. Guardiamo quindi con grande ottimismo al secondo turno che si terrà, come sapete, tra 2 settimane. Abbiamo guardato un po' i dati in tutto il paese, da cui emerge che il Partito Democratico è primo partito in quasi tutti i capoluoghi dove si è votato. E questo è un segnale di grande vitalità che conferma il nostro radicamento sui territori, la capacità di amministrare bene, di continuare a farlo. Il Partito Democratico è in ottima salute, questo ci dà slancio, ci dà ottimismo, ci dà fiducia. Siamo pronti a prendere la rincorsa verso i ballottaggi. Sarà un cammino lungo di un partito che è rinnovato nei suoi messaggi e anche nella chiarezza della proposta che abbiamo portato in tutto il paese, nei comuni al voto. Un paese sicuramente che è in una situazione a volte complessa, resa ancora più difficile, fatemi dire, da alcune scelte molto sbagliate del governo. In questa tornata noi ci rialziamo con slancio, avanziamo, questo è importante, e naturalmente siamo convinti che ci siano i migliori presupposti per vincere. Tra 2 settimane nelle città la destra frena, evidentemente anche coloro che hanno votato le forze che oggi sono alla maggioranza si rendono conto della difficoltà, della incapacità ad attuare il PNRR, del fatto che nella prima manovra non hanno previsto risorse per gli enti locali, questo si traduce facilmente in minori servizi per le persone. Una destra che sceglie di aumentare la precarietà e non vede quanto questo sia collegato alla qualità della vita e anche alla questione della natalità. Una destra che, come vediamo, se la prende con le fasce più fragili della comunità, negando invece che serve una spinta forte.